Buonasera. Si sente? Sì. Buonasera a tutti. Scusatemi che resto seduto, approfitto stasera, oltre che di parlare con voi, anche magari di riposarmi due minuti stando seduto, visto che l'impegno napoletano è un impegno che mi prende 16 ore al giorno. Ma nonostante questo, ci tenevo a essere qua dopo un passaggio importante alla Biennale per andare a vedere dei film di autori del cinema napoletano, autori di frontiera che sono riusciti a diventare protagonisti anche della storia del cinema. Uno è addirittura un pregiudicato di Scampia, che è diventato adesso uno dei più importanti registi di Napoli, segno che bisogna sempre lottare e guardare sempre con fiducia il futuro. Ci tenevo a essere qua perché sono stato qua tra voi un po' di tempo fa e sostenni politicamente, come sostengo oggi politicamente da sindaco, le battaglie delle comunità a difesa del proprio territorio. Io ho sempre pensato che quando le comunità lottano per la difesa dei diritti, per le lotte sociali e per la difesa del territorio, alla fine la spuntano, vincono. Dicevo prima, mentre facevo una chiacchierata con gli amici, io non sopporto più, ve lo dico molto sinceramente, quelli che dicono tanto non cambia mai niente, perché questa è l'antipolitica disfattista che aiuta e facilita il peggio della politica. A me piacciono le persone, come diceva Don Milani, che hanno le mani pulite ma non le tengono in tasca e le mettono in movimento, le fanno lavorare, si tirano la camicia sopra, lottano. E questa è l'esperienza del Nodal Molin, è l'esperienza di Chiaiano, è l'esperienza di chi ha difeso i territori da discariche, da inceneritori, da chi difende in Calabria e in Sicilia il territorio al ponte sullo stretto, da chi lotta in Val di Susa e chi lotta in altri posti non per preservare privilegi ma per mantenere un futuro dignitoso non solo a noi ma soprattutto per i nostri figli. Quindi questo è il segnale di ottimismo sul quale credo valga la pena partire. Un altro aspetto importante secondo me è questo. Io prendo spunto dalle cose che avete detto per fare alcune riflessioni. Noi al Comune di Napoli la prima cosa che abbiamo fatto, come nella Costituzione della Giunta, è quello di prevedere, credo sia non ci siano precedenti tra i grandi comuni, probabilmente tra qualche piccolo comune ce ne saranno, ma tra i grandi comuni sicuramente no, abbiamo l'assessorato ai beni comuni e alla democrazia partecipativa. Noi riteniamo che beni comuni siano innanzitutto l'acqua. Abbiamo fatto il referendum per l'acqua pubblica, l'abbiamo vinto. A Napoli io ho ereditato una società per azioni che gestiva l'acqua, seppur pubblica, la stiamo trasformando in un'azienda di diritto pubblico, perché secondo noi non può una società per azioni gestire un bene che non è un bene pubblico, è qualcosa di più, è un bene comune. Bene comune non è solo l'acqua, bene comune è il mare che noi abbiamo a Napoli e di cui molto spesso ci si dimentica, è un bene comune è il sapere, bene comune è internet gratuito a tutti, bene comune è l'aria, bene comune è la terra. Quindi cominciamo ad usare di più il termine bene comune, soprattutto in un momento storico dove finalmente, io lo dico da anticapitalista convinto, la società dei consumi è entrata in crisi. Allora noi cerchiamo anche di cogliere, guardate, butto una provocazione, qua nessuno è contento ovviamente che c'è la crisi economica e poi tornerò sulla manovra economica, però riflettiamo anche un attimo. Quando tu leggi un giornale, paura per la borsa che cade, paura per il petrolio di quella, paura, ma insomma vogliamo incominciare a pensare che ci può essere un mondo sociale, un mondo economico che possa partire dalla conservazione del territorio, dalla decrescita, dall'eliminazione di un consumismo senza regole, di un modello alternativo al berlusconismo che ha messo l'avere al posto dell'essere, che ha messo l'apparire al posto della dignità delle persone? Oggi sembra che conta quanto hai e non chi sei. Interroghiamoci un attimo, che la crisi, cioè, tu hai parlato prima, abbiamo parlato anche di Nodal Molin, allora io vorrei dire una piccola riflessione in un momento di crisi economico-finanziaria. Non so quanti sanno che in questi mesi ogni aereo
che partito dalle basi NATO del nostro paese, ogni missione di ogni aereo è costato 100.000 euro. Siamo tutti consapevoli che la guerra in Libia, che ha portato avanti la NATO su input iniziale della Francia, non è una guerra di liberazione. Sono gli stessi che accoglievano Gheddafi con i baciamano, con gli harem e con quant'altro. Vi racconto una cosa personale. Io un giorno, proveniente da Bruxelles, che ero parlamentare europeo, atterro a Fiumicino, dal finestrino del volo che facevo, a un certo punto vedo un aereo enorme, si apre nella parte posteriore e comincio a vedere scendere cavalli, decine di cavalli con carrozze. Mi giro e dico: ma dove siamo atterrati? Non pensavo di essere a Fiumicino. Poi mi hanno detto, perché ero dimenticato, che c'era la visita di Gheddafi. Cioè, noi ricordiamo il Presidente del Consiglio a Roma, come ha accolto Gheddafi, come adesso è lo stesso governo che accoglie a braccia aperte quelli che stanno per ammazzare Gheddafi. È ben noto che la guerra, una cosa è quella di liberazione del popolo libico, alla quale ovviamente va tutta la mia solidarietà, altra cosa è l'appoggio militare che hanno dato le forze della NATO, che è semplicemente una guerra per il petrolio, di questo. E quindi un'altra volta, per riportare avanti la cooperazione, ho letto un'intervista del ministro Frattini che diceva: adesso mi raccomando, noi saremo in prima linea per il petrolio e per la ricostruzione. Io mi auguro che finalmente un giorno potremo parlare di una cooperazione diversa, una cooperazione che vada là per far crescere la democrazia, per preservare il territorio, per far crescere l'agricoltura, per far crescere le comunità locali, e non per andare a fare le solite autostrade nel deserto fatte dagli imprenditori, che sono sempre quelli che fanno gli inceneritori, il ponte sullo stretto, e magari andranno a fare le infrastrutture in Libia. Scusatemi questa digressione, ma ha molto a che fare con la crisi economico-finanziaria, perché se noi subiamo una manovra economica come quella di quest'agosto, noi ci dobbiamo chiedere: era possibile un'altra manovra o no? Ma pare assolutamente evidente che sì. Questa è una manovra che colpisce i ceti popolari, i ceti medi, le persone che hanno sempre pagato le tasse, gli operai, gli impiegati. E quello che è ancora più incredibile, con i tagli vergognosi agli enti locali, è che questa manovra venga fatta dalla Lega Nord, che insieme ovviamente alle altre forze di maggioranza, che ha sempre sostenuto nella sua identità politica che dalle autonomie locali nasce la politica, nasce la democrazia partecipativa e nasce la voglia di cambiare il paese. Ebbene, hanno prodotto dei tagli agli enti locali che produrranno nuove tasse e nuove sofferenze. Quali erano le alternative? Allora, una prima, subito: cominciamo a ritirare immediatamente il contingente italiano dall'Afghanistan, che significa milioni e milioni e milioni di euro risparmiati. È una missione ormai incostituzionale, che non ha più ragione d'essere. Uno, ricordiamolo, ho fatto una battaglia in isolamento anche all'interno del centro-sinistra da parlamentare europeo prima di diventare sindaco sullo scudo fiscale, non lo dimentichiamo. Questo è il governo che ha approvato lo scudo fiscale, c'è una norma che ha legalizzato il rientro in patria di tutti i capitali illeciti che mafiosi, corrotti, truffatori ed evasori fiscali negli anni hanno portato all'estero. Basterebbe mettere l'aliquota IVA sugli capitali rientrati, che non certo sono capitali di operai, pensionati e precari, si recupererebbe una somma di 20 miliardi di lire, di euro, 20 miliardi di euro. Allora, di fronte a questo, perché non facciamo una tassa, se proprio si deve fare, sulle alte rendite finanziarie, sulle speculazioni in borsa? Finalmente una lotta all'evasione fiscale. Chiediamoci per esempio perché non si prevede la deducibilità dello scontrino fiscale e della fattura, in modo che il cittadino ha interesse e non essere ricattato da chi praticamente non ti fa la ricevuta. Sarebbero tante, potrei continuare fino a domani, ma mi fermo su questo. Quindi è una manovra ingiusta, iniqua e irrazionale. Visto che mi avete invitato, e vi ringrazio, come sindaco di Napoli, certe volte mi dicono che io sono troppo ottimista, che dico che ho il sorriso, che in fondo fiducia. Io non capisco perché uno dovrebbe essere
depresso sempre. Se la situazione è difficile, uno porta anche notizie buone. Allora io vi vorrei raccontare brevissimamente, per parlare poi dei temi politici che tu gentilmente ci hai posto, cioè quello che è accaduto a Napoli. Una breve testimonianza, non voglio raccontare la campagna elettorale, vi lancio un flash. Beh, io ho iniziato la campagna elettorale, ovviamente che non voleva nessuno, né mia moglie, né i miei amici, né i miei parenti, nessuno. Come spesso mi è accaduto negli ultimi anni, forse sempre nella mia vita, ho fatto sempre delle scelte, diciamo, controcorrente. Comunque mi sono candidato, che lo schema era questo: avevo da un lato contro il candidato di Nicola Cosentino, sapete chi è Nicola Cosentino, esponente del PDL, coordinatore regionale del PDL Campania, inseguito da un'ordinanza di custodia cautelare confermata in Cassazione perché ritenuto il referente politico della più potente organizzazione camorristica campana, il clan dei Casalesi. Candidato era Nicola Lettieri, che era il suo uomo, quindi tutto il PDL campano. Dall'altro lato avevo il candidato del PD, poi c'era il candidato del Terzo Polo, poi c'erano i giornali, i poteri forti, la camorra, insomma erano praticamente tutti contro, però mi appoggiavano, diciamo, due grandi, devo dire, anche chi mi aspettavo che mi aiutasse non mi ha aiutato, come l'amico e compagno Nichi Vendola, che ha deciso di appoggiare il candidato del Partito Democratico. Comunque poi mi ha chiamato dopo il primo turno, mi ha detto che si è messa a pancia a terra per aiutarmi, quindi io sono felice perché poi le buone ragioni alla fine prevalgono sempre. Mi hanno appoggiato però due grandi partiti, uno è l'Italia dei Valori e uno è la Federazione della Sinistra, che insieme avevano il 4%, e quindi io avevo ottime possibilità di riuscire a vincere la campagna elettorale. Quando ho iniziato, mia moglie mi ha detto: questa sfida è la prova definitiva che tu sei pazzo. Abbiamo cominciato la campagna elettorale, io ho trovato un popolo napoletano all'inizio che era un popolo depresso. Questa depressione, ovviamente non solo grazie a me, ma anche grazie agli amici, amiche, compagni e persone che hanno creduto in questa battaglia, la depressione molto rapidamente l'ho vista trasformarsi in indignazione. E la cosa più bella, e questo è uno dei primi passaggi politici che noi dobbiamo fare, è che questa indignazione non si traduceva in cattiveria e rabbia fine a se stessa, e quindi non nell'antipolitica come vorrebbe la vulgata un po' diffusa nel nostro paese, ma in mobilitazione. Tutti dicevano che a Napoli i giovani non se ne fregano della politica. Se io ho vinto è grazie a tante cose, ma è grazie soprattutto a quella massa enorme di giovani tra i 18 e i 35 anni, dove tutti dicevano che non se ne fregavano di politica. A Napoli c'è stata politica, c'è stata sì un atteggiamento antipartitocratico, sicuramente antisistema, sicuramente anticorruzione, sicuramente anti-P3, anti-P4, antimafia, ma una grande voglia di politica che si coniuga perfettamente con quello che dicevi tu prima, un'opposizione sociale che è molto più unita dell'opposizione politica. Ricordiamoci quanti di noi nel centrosinistra hanno appoggiato il 6 dicembre del 2010 la manifestazione della FIOM sul lavoro e contro il ricatto della Fiat, che diceva: ti do il lavoro se tu rinunci ai diritti. Ma come si fa ad accettare un ricatto politico morale di questo tipo? Il lavoro è un diritto, è sancito nell'articolo 1 della Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Con le donne, l'hai ricordato tu, il se non ora quando, per ricordare al vostro Presidente del Consiglio che non c'è la logica dell'utilizzatore finale. E dopo le donne, i ragazzi, il movimento studentesco contro la Gelmini. Beh, se guardiamo classe operaia, movimento femminile, movimento studentesco, sono passaggi democratici nel nostro paese che noi già abbiamo vissuto. Allora noi dobbiamo capire come organizzare questa straordinaria voglia di politica che testimonia anche la serata di stasera.
insomma alle 10:05 ascoltare noi, il sindaco di Napoli, centinaia di persone così, evidentemente c'è voglia non solo di ascoltare, ma c'è voglia di mettersi in movimento. Io non so se a voi piace come piace a me, io nel mio ufficio l'ho sempre avuto quell'immagine del quarto stato, del popolo che si mette in movimento. Io credo che questa è la grande sfida. Noi dobbiamo evitare che questa voglia di politica, se non c'è uno sbocco serio, poi possa diventare rabbia o sfiducia o nuovamente depressione. Io uno dei motivi principali per cui mi sono candidato è perché in 2 anni di parlamentare europeo, girando l'Europa, ho visto troppi giovani meridionali andati all'estero e tutti quanti mi dicevano la stessa cosa: siamo andati via perché non tolleravamo l'idea, dopo esserci laureati, diplomati, dopo aver studiato, dopo aver faticato, di andare a chiedere con il cappello in mano un posto di lavoro. Noi abbiamo una grande sfida democratica nel nostro paese, quello di preservare un'Italia unita pur nelle diversità, come dice il brocardo dell'Unione Europea, ma di mettere in moto il paese. Ho avuto una chiacchierata poco dopo le elezioni con l'ambasciatore americano a Roma. Mi ha colpito perché lui mi ha detto: sindaco, lo sa che noi abbiamo seguito con grande attenzione la sua campagna elettorale. Ci hanno colpito 3 cose: scelta giusta del leader, internet e capacità di mobilitare la cittadinanza attiva. Sono 3 ingredienti fondamentali che fanno paura al potere. Uno è la scelta dei leader credibili, perché molti leader degli apparati partitocratici ormai non sono più credibili, e ve lo dice uno che non ha una visione antipartiti. Attenzione, perché i partiti non a caso sono previsti nella Costituzione repubblicana e noi dobbiamo aiutarli a ritrovare la funzione democratica e costituzionale. L'altra è internet, perché riflettiamo sull'importanza degli strumenti informatici, della rete in questi ultimi periodi. La grande rivoluzione democratica egiziana, e a proposito lo dico da chi è stato e viene definito terrone, lo dico che anche noi terroni certe volte chiamiamo quelli dell'Africa il terzo mondo. Ebbene, questo terzo mondo credo che ha dato all'Italia tutto sommato anche un esempio di democrazia. In Egitto com'è nata la rivoluzione? Dai blogger, da Twitter, da Facebook, da internet. Sono scesi in piazza i giovani, le donne, la borghesia, i militari, gli operai, gli studenti. Quindi vuol dire che internet fa paura, anche perché non sempre l'informazione, diciamo, nel nostro paese è libera. Così come la mobilitazione della cittadinanza attiva, questo anche fa paura. Invece di riflettere di quello che è accaduto a Napoli, il laboratorio politico che si può aprire, il laboratorio sociale, si cerca subito di eliminare il pericolo, di respingerlo, di non parlarne più. Allora la sfida politica è proprio questa, e mi avvio velocemente alla conclusione per lasciare anche ovviamente il contributo ai 2 amici che parleranno dopo di me. Una prima sfida che io cerco di portare avanti a Napoli è quella innanzitutto del metodo partecipativo e democratico. Noi a Napoli abbiamo istituito, come dicevo prima, i beni comuni, lo statuto dei beni comuni, e abbiamo reintrodotto le assise del popolo, le assemblee del popolo, le assemblee di quartiere, i referendum consultivi, fino le abbiamo portati da 18 a 16 anni in modo che possano partecipare pure i giovani. Le decisioni più importanti noi le vogliamo condividere con i cittadini, ci vogliamo confrontare in modo che la partecipazione democratica non è solo quella della campagna elettorale, ma anche quella del governo della cosa pubblica, del governo della città, in modo che le scelte sono condivise e in modo che riusciamo a trovare le soluzioni migliori per gli interessi della comunità. Un'altra decisione che portiamo avanti, e questa è un'altra sfida che coglie alcuni aspetti della tua riflessione che io condivido molto, è quello di portare le istanze che fino ad ora sono proprie dei movimenti, dei centri sociali, delle comunità, delle associazioni, del mondo della cooperazione, nelle istituzioni. Io penso che noi oggi dobbiamo passare una fase nuova, che sappia cogliere la voglia anche di unità
che ci chiede il paese tra chi ha le stesse sensibilità. E anche pensare che oggi forse è venuto il momento in cui noi possiamo mettere insieme i movimenti che ci sono nel paese, i movimenti operai, i movimenti studenteschi, i movimenti per i beni comuni, i movimenti delle donne, i movimenti delle comunità resistenti, con quella parte di politica che porta le stesse istanze nei luoghi istituzionali. Io sono molto preoccupato invece da coloro che dicono che chi opera nei palazzi delle istituzioni, chi opera in Parlamento, chi opera nei comuni, sono tutti uguali, perché noi qua facciamo esattamente il gioco dei peggiori. Ma noi dobbiamo ricreare una rete della resistenza. A Napoli c'è stata una liberazione, i napoletani hanno capito e hanno risposto. Quando le battaglie sono forti e sono giuste e vengono portate da persone credibili, le persone rispondono. Le battaglie che chi ha introdotto questo dibattito ha raccontato erano battaglie che probabilmente all'inizio sono state portate da un pugno di persone, ma poi sono risultate vincenti perché erano non solo battaglie giuste, ma evidentemente portate anche avanti da persone credibili. Allora cominciamo a scegliere persone credibili che si mettono in prima linea nella resistenza, nella rivoluzione pacifica e nella liberazione di questa nazione. La credibilità, scusate, ma da che cosa noi la possiamo misurare? Ma la mia opinione è che la credibilità si può misurare solo in un modo: dalla storia delle donne e degli uomini. La credibilità non è tanto il discorso che tu puoi fare stasera, più o meno affascinante e più o meno bello. La cosa importante è vedere chi vi parla, che storia ha. Quando parla lui, che storia ha? Quando hai parlato tu, che storia ha? Sono persone che hanno piegato la schiena, sono persone che sono girate dall'altra parte, o sono persone che di fronte alle difficoltà, di fronte ai poteri, di fronte alle mafie, di fronte alle ingiustizie, di fronte alle camorre, di fronte all'opportunismo, non si sono girate dall'altra parte? C'era un grande scrittore del secolo scorso che io amo citare spesso, che è stato un mio maestro di letture, che è Piero Calamandrei, che a proposito dei magistrati, perché io sono stato magistrato, diceva: io di magistrati corrotti ne ho conosciuti pochi, ma quanti ne ho conosciuti ammalati di agorafobia, quelli che prevengono le raccomandazioni prima di riceverle, quelli che fanno le scelte più opportune in modo di avere il gradimento del potere. Oggi nel paese c'è bisogno di gente che lotta sapendo anche di rischiare. Però immaginate che se la lotta diventa collettiva non rischia più nessuno, e noi non abbiamo più bisogno di ricordare il giudice antimafia perché era da solo a combattere e ci ha rimesso la pelle, o il prete coraggioso che ci ha rimesso la pelle, o il sindacalista coraggioso, tutti quelli che quotidianamente pagano i nuovi strumenti di repressione del potere, che è quello della violenza morale. Oggi la violenza morale ha sostituito la violenza fisica, cioè quello di mettere nell'angolo le persone che non si piegano, di delegittimarle, di calunniarle, il metodo boffo, di metterli nell'angolo, di non farli più fare il proprio lavoro. E quanti ne ho conosciuti anche nel mio ex lavoro che venivano a raccontarmi storie di persone che volevano semplicemente difendere beni comuni, difendere un ospedale pubblico, e gli dicevano: ma lo vuoi capire? Ma lo vuoi capire che l'ospedale non deve funzionare? Ma non ti rendi conto che lo devi capire? Perché se l'ospedale pubblico funziona, non funzioneranno quelle cliniche private che erano convenzionate con i soldi della regione, che erano legati al politico, che era legato a quell'altro, e tutto accadeva sulla pelle dei cittadini. Allora io credo, molti ridono perché ogni tanto sorridono che io uso questo termine rivoluzione, 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 e intanto a Napoli c'è stata una rivoluzione. Io dico sempre pacifica, lo sottolineo 10 volte, perché non vorrei che qualcuno pensi che noi vogliamo fare qualcos'altro. Io credo che nel paese ci sono le energie per affrontare questo momento così, così delicato, e quello di costruire finalmente l'alternativa al berlusconismo, che è diversa dell'alternativa, e chiudo su questo, a Berlusconi. Berlusconi politicamente credo che stia ormai definitivamente sul tramonto, però io credo, lo dico con molta sincerità, che noi non abbiamo ancora costruito l'alternativa al berlusconismo, che non è solo un'alternativa politica,
è un'alternativa di valori culturali, è un'alternativa in cui la questione morale è il faro dell'azione politica, è un'alternativa sociale e di modelli sociali, è un'alternativa economica. Allora chi la può costruire questa alternativa? Secondo me forse è venuto il momento che noi proviamo a costruire nuovi metodi politici. E vediamo anche un po' alla storia magari dell'America Latina, la storia di quei paesi che certe volte, o del Centro America, che siamo abituati anche un po' a liquidare semplicisticamente. Proviamo a studiare formule che mettano insieme il movimentismo, senza con questo togliere le autonomie. Qua nessuno vuole inglobare i movimenti nei partiti o nelle istituzioni, ognuno deve preservare la propria sensibilità, la propria autonomia, ma se noi mettiamo insieme le storie dei movimenti con la parte buona di chi fa lotta all'interno delle istituzioni, io credo che noi possiamo trovare una sintesi, purché però cominciamo anche un pochino a essere meno, come dire, egoistici nel preservare ognuno il proprio orticello. Oggi è il momento che dobbiamo guardare un po' più ai beni comuni anche dell'azione politica e cercare anche di rinunciare a qualcosina della propria identità del singolo movimento. Sta per arrivare la censura politica, quindi prima che mi tolgono la voce io mi fermo qua e mi taccio e poi ascolto i miei interlocutori. Grazie.